Quindi, come vi dicevo, oggi andiamo a vedere come ora editare il nostro libro. Riapriamo il file send.php e, come nel caso del file book, bisogna dire, visto che si passa sempre la query string con id pari a id, diciamo se è settato il get id, allora mi fai questo, altrimenti mi fai qualcos'altro. Ok? Quindi subito dopo le variabili andiamo a inserire if, quindi isset, quindi nostra variabile globale get id, allora mi dici che id, cioè facciamo che id è uguale a get id. E mi fai tutto questo. No, cioè quest'ora, che ora in realtà va messo nel safe. Ok, quindi solito control try, quindi in catch, io come al solito mi sono messo avanti per velocizzare la lezione, e poi ripeto, il PHP non fa parte di questo corso, quindi vi dicevo sarà trattato in maniera molto veloce. E comunque i file saranno tutti presenti nelle risorse del corso. Ok, quindi cosa ho fatto? Questa volta non è più un inserimento, ma un update, un aggiorna. Quindi aggiornami la tabella book, settami il titolo uguale al titolo, autore uguale autore, se bene, eccetera, eccetera, dove l'id è uguale all'id del libro che stiamo passando. Quindi valorizziamo all'interno delle classi STMT i vari valori e infine gestiamo l'errore. Ok? Dovrebbe già essere a posto così. Ora, prima di proseguire, aprite il vostro book service e andiamo a modificare il metodo edit. Ok? Quindi qui in edit andiamo a scrivere disapi, innanzitutto cambiamo la variabile, quindi post api. Qui andiamo a passare una vera e propria query URL, quindi sarà detto punto interrogativo id uguale al book id, e questo dovrebbe già essere a posto così. Vediamo se funziona. O meglio, prima di aprite anche il book form component e su edit aggiungete il metodo che abbiamo aggiunto prima sul new component per evitare per far sì che la pagina si refresh in maniera automatica. Quindi CTRL C, questo è uguale, CTRL C, e è andato a copiare anche su add qui. CTRL V, CTRL V. Andiamo a mettere anche il metodo refresh, CTRL C. CTRL C. Vediamo se tutto funziona a dovere. Quindi refresciamo. Andiamo a modificare, che ne so, Angelo e Demoni. Qui non c'è qualcosa che non va, andiamo a vedere. Console non mi dà nessun errore. Andiamo a vedere perché.
Vediamo perché. Prima versa di questo, qui proviamo a mettere anziché patch put. Visto che qui i metodi da controllare, come abbiamo visto, c'è il put. Questo anzitutto non l'avevo salvato e andava salvato. Per cui vediamo un po'. Book. Rifresciamo, qui cancelliamo, non mi ritorna niente. Ora andiamo a vedere perché deve esserci qualche piccolo errore. A parte qui mi ritorna sempre, localhost 3000, quindi per cui quello relativo al JSON server. Andiamo a vedere. Quindi riaprite il vostro IDE. Ecco, qui ci siamo scordati di modificare l'URL del metodo getBook. E l'URL lo possiamo ricopiare da questo. Quindi CTRL-C. Per cui mi ritornava sempre l'indirizzo di API, quindi localhost 3000. Quindi CTRL-C, CTRL-V, e qui andiamo a mettere post API. E ora dovrebbe essere a posto. C'è una riga vuota. Andiamo a levare sta riga vuota, CTRL C, CTRL F5, elimina. Ok. Mostra. Ricarichiamo. Andiamo un po'. Ok, riapriamo il nostro IDE. Ecco, qui in realtà il metodo get non è post API, ma è get API, in quanto dobbiamo ricevere dei dati in ingresso per poterli poi modificare. Proviamo così. Infatti ora mi ritorna il form con i dati da modificare. Quindi Giraldino, save, Giraldino, libro è stato modificato correttamente. Perfetto. Ora, nella prossima lezione, implementeremo il delete e con questo abbiamo concluso la nostra API PHP.